Five Tigers, poi tu fai almeno fuori che cosa è. E questo pure c'è? Non fa un cazzo, guarda partita. No, fammi la di che fammi lo cos'è. È perché devo mettere a caricare. Ah. Amici della Polisportiva Cingoli, benvenuti a questa Serie A Beretta femminile. Che scende in campo con il numero 23 Benincasa, numero 9 Coppola, numero 24 Iacovello, numero 11 Marino, numero 15 Martinez Bizzotto, numero 22 Modern Lamodio, numero 16 Nangano, numero 10 Natale, numero 30 Podario, numero 25 Ponce de Leon, numero 33 Priolo, numero 6 Raic, numero 7 Terenziani, numero 27 Tisato, allenatore Fernando González Gutiérrez. Santarelli Cingoli di numero 4 Eva Cappelli, numero 6 Ciattaglia, numero 17 Cipolloni, numero 18 Cristalli, numero 1 Danti, numero 5 Faris, numero 22 Gian Bartolomei, numero 7 Lenardon, numero 20 Mariniello, numero 10 Torelli, numero 8 Velieri, allenatore Nico Analla. Arbitrano l'incontro i signori Anastasio e Zappaterreno. Come al solito con noi c'è anche ciao a tutti, buon pomeriggio dal Pala Quaresima di Cingoli. A te Giacomo. Parte subito bene la Santarelli con Ciattaglia. Velieri, Cristalli. Ancora verso Velieri che prova il tiro, la parata da parte della portiera. Riparte subito Erice in profondità. Battenti compie un grande intervento. Davvero d'autore l'intervento di Ilenia Battenti, che così ha negato il primo gol in favore delle ospiti. Le ospiti di forma, avendo vinto anche il recupero giocato l'altro ieri. Punti. Avanti la Santarelli. La palla però rimane lì. Rimessa laterale per la Santarelli, Ciattaglia, Velieri, prova a sfondare ma non trova, fa solo il fallo, riparte subito Eric con Raic, prova a sfondare il passaggio verso la numero 10 Natale, c'è l'invasione e allora si riparte. Come vedi questo inizio di partita, Mirko? Ma molto veloce, molto scoppiettante, con già diversi errori da ambo le parti. Vediamo, prosegue, adesso c'è ancora il Cingoli in attacco a 9 metri del Faris, Torelli, Ciattaglia e Velieri, giro palla delle cingolane che ancora devono rinunciare a Sofia Cipolloni in panchina solo, e c'è ancora un tiro che va fuori di Ciattaglia, impreciso ancora l'attacco il Cingoli, subito il contropiede e la prima rete dell'Erice con Antonella Coppola, una delle giocatrici più esperte di questa formazione dell'Erice. Riparte il Cingoli in attacco, Torelli, Ciattaglia, adesso Lenardon là, il passaggio ancora a Torelli, Ciattaglia, Velieri. E c'è lo sfondo fischiato a Roberta Velieri. Può ripartire quindi ancora l'Erice con la Raic al centro, la Ponce de Leon, Terenziani, la squadra questa dell'Erice. Ancora in attacco con molte naturalizzate italo-argentina, italo-uruguayane, e c'è questo tentativo ancora di Antonella Coppola, para Battenti, riparte il Cingoli, a te Giacomo.
Si riparte con un 9 metri. Molto equilibrati questi primi istanti del primo tempo. La Santarelli palla con Torelli. Velieri. La numero 9, Coppola, c'è cioè addirittura l'ammonizione. No, viene ammonita la numero 25, Ponce de Leon. 9 metri per la Santarelli, Torelli. Passaggio per Torelli, in due tempi riesce a prenderla. Velieri prova a sfondare, non ci riesce, fallo di passi, allora può ripartire Erice, subito in profondità verso Coppola, che uno contro uno riesce a realizzare il 2-0 di Erice, quando siamo arrivati a 4 minuti e 30 dall'inizio del primo tempo. Due errori del Cingoli in attacco, due fischiate, anche questa seconda sempre sulla Velieri, prima uno sfondo, poi un passi, e ripartita veloce l'Erice con Antonella Coppola, che è andata a realizzare le due reti con cui la squadra siciliana conduce. A te Giacomo. Abbiamo visto Ciataia mettere fuori il pallone, qui ci prova Terenziani, 9 metri, un 7 metri in favore della squadra della provincia di Trapani. Eh sì, c'è stata una difesa in aria del Cingoli. La Terenziani al momento del tiro già era dentro l'aria, quindi c'è stato il 7 metri. Non perdona ed è 3-0 in favore di Erice. Primo gol per la giocatrice argentina con passaporto francese. Riparte Cingoli, Torelli, Velieri ancora per Torelli, cambia gioco verso Ciattaia, Ciattaia torna al centro dove c'è Jessica Torelli, Velieri, Ciattaia prova a sfondare, Velieri subito velocemente verso Torelli, difettoso il controllo, poi il passaggio verso Cristina Lenardon, prova il tiro Fatima Faris e qui c'è un 7 metri giustamente. Sì, bella l'intuizione di Lenardon che ha servito Faris in posizione di pivot, c'è stata la difesa in aria da parte dell'Erige, adesso c'è il 7 metri per il Cingoli. Va Cristina Lenardon e realizza il primo gol di giornata per la Santarelli Cingoli, 3-1. La firma del capocannoniere della squadra, Terenziani. Torna da Ponce de Leon, 4-1, secondo gol consecutivo. Si riparte dunque, più 3 per la squadra ospite. Cingoli riparte con questo passaggio di Velieri che però è uscito. Torelli non è riuscita a controllare bene la sfera. Subito il passaggio veloce verso la numero 15, Martinez Bizzotto, ma si deve ribattere. Terenziani lascia il pallone verso Rajic. Ponce de Leon ancora per Rajic. Terenziani. Rajic. Ponce de Leon ancora verso Rajic. Possesso del Erice. Prova Coppola verso Terenziani, poi Ponce de Leon, torna da Terenziani, palleggio, il tiro, brava Vattenti qui a dire di no. E allora può ripartire la Santarelli, Cristalli verso Torelli, supera la metà campo, vede Velieri ma il passaggio finisce fuori. E allora si riparte con la rimessa. Ancora un errore nei passaggi del Cingoli in questa prima fase, troppi gli errori, troppe le balle perse. La Santarelli è entrata in campo non con lo spirito giusto, come si devono affrontare partite con avversari di questo livello, e ne sta pagando le conseguenze perché è già sotto 4-1 e adesso un altro 7 metri per un fallo su Antonella Coppola, ancora un 7 metri per l'Erice. A te Giacomo. Se ne incarica Ponce de Leon, ancora un po' imballate le ragazze di Analla. Ponce de Leon contro Battenti, brava Attenti qui a intuire il 7 metri. Sì, resta quindi sull'1-4. Ottima dal penalty da parte di Battenti. Allora può ripartire la Santarelli. Ciattaia. Torna da Velieri, ancora Ciattaia verso Torelli. Ciattaia. Velieri.
Torelli in mezzo, Torelli vede Ciattaglia, prova a scappare, il passaggio verso Lenardon, ennesimo passaggio sbagliato da parte della squadra di casa. Allora può ripartire subito Lerice in velocità, Rajic verso Terenziani, Terenziani il passaggio sbagliato verso la numero 23, ben in casa, e allora può ripartire la Santarelli Cingoli, Lenardon, Ciattaglia, Torelli verso Velieri, ancora Torelli, Ciattaglia, Lenardon. Lenardon punta le avversari, il passaggio per Ciattaglia, poi verso Torelli, tiro forzato, parata da parte della numero 24 Iacovello, subito verso Benincasa che prova il tiro e ci riesce, un gol questo di Erice con Benincasa, primo gol personale ed è 5-1 Erice. Adesso sotto di 4 reti, Velieri, Torelli, ancora per Velieri, Torelli, Ciattaglia, Lenardon, Torelli, il palleggio, vede ancora Ciattaglia, Ciattaglia verso Velieri, Velieri torna da Ciattaglia, non sa chi darla, deve palleggiare, ci prova da sola, traversa, no, il tentativo ma non è riuscito a entrare in porta. Allora può ripartire Erice, il palleggio di Rajic, fa tutto da sola, ci riesce, è 6-1, più 5 dopo 10 minuti, Erice ha già messo il turbo, questo gol di Rajic. 10 minuti, Erice 6, Santarelli Cingoli 1 e mister Anala deve chiamare il time out. Mirko, una partenza così brutta era da tanto che non la vedevamo qui alla Pala Quaresima. Purtroppo sì, in questi 10 minuti sembra che ancora le ragazze siano della Santarelli siano rimaste negli spogliatoi. È un inizio deludente, un inizio con poca concentrazione, moltissime le palle perse, moltissimi gli errori nel giro palla, quindi a una squadra come l'Erice non si può concedere questo tipo di errore. Infatti il risultato dice che dopo 10 minuti la Santarelli è sotto di 5, 6-1 il punteggio, e speriamo che dopo questo time out le ragazze si riprendano e possano rimettere in campo la giusta concentrazione e la giusta cattiveria agonistica che serve in incontri come questo. Grazie Mirko, sì, speriamo che ci sia il riscatto da parte di Daniela. È pur vero che era quasi un mese che non disputavano una partita, dopo la sconfitta con l'Eno del 27 novembre c'è stato il rinvio della sfida contro Derso la settimana scorsa perché la squadra veneta aveva delle positività al Covid nel proprio gruppo squadra e quindi si è ritornati oggi a giocare. Riprende la Santarelli, Velieri, Torelli, Ciattaglia, ancora per Torelli, cambia verso Velieri, Torelli, torna da Chiara Ciattaglia, il palleggio, prova a sfondare, deve lasciare però Cristina Lenardon, passaggio per Torelli, Torelli vede Velieri che riesce a realizzare un gran gol, che sia speriamo l'inizio del riscatto della Santarelli, questo bel gol di Roberta Velieri. 2-6, finalmente una bella azione da parte delle padrone di casa, risponde però Erice con questo possesso palla, Rajic verso Terenziani, Rajic chiama lo schema, schema numero 3, non sappiamo ovviamente che tipologia di schema sarà, Rajic, Ponce León, prova il passaggio ma no, non arriva, e allora riparte la Santarelli, Lenardon, Ciattaglia, lascia per Velieri, passaggio verso Mariniello, ci arriva prima un'avversaria, poi Coppola in contropiede, gran gol di Coppola all'ultimo minuto. Gol del Coppola. Rimane a più 5, squadra siciliana. Ciattaglia, Torelli, controllo difettoso, allora può ripartire Erice, Torelli è costretta a far fallo e si becca anche l'ammonizione, giusta l'ammonizione.
può ripartire Erice, Terenziani, Raic, ancora la chiamata dello schema, Ponce de Leon, Terenziani, Raic, Ponce de Leon, ancora per Raic, Terenziani, stesso schema, poi il tiro di probabilmente la numero 10 Natale, palo, recupera però Erice, Terenziani, ancora verso Natale, ma la palla era uscita, quindi si riparte con possesso della Santarelli, Lenardon, il palleggio, ancora Lenardon, fa tutto da sola, secondo personale nella partita dopo il 7 metri concretizzato. Dall'altra parte Natale riesce subito a rimettere a posto il parziale per 8-3. Natale. Più 5 ancora la squadra ospite. Santarelli però sta mostrando in questo frangente i denti. Qui c'è l'errore di Velieri, la palla è recuperata comunque da Ciattaia, Torelli, Velieri, palleggio, prova a fare da sola, aspetta le compagne, Torelli, regime di passivo, finisce a terra Lenardon e viene fischiato 9 metri, ammonita Terenziani, Mariniello per Ciattaia, bisogna attendere il fischio dell'arbitro. Ciattaia, prova il tiro, la parata da parte di Iacovello, si riparte dall'altra parte, brava Battenti su la numero 9, ovvero Coppola. Bello l'intervento di Lenia Battenti di piede su questo lancio lungo del portiere verso Antonella Coppola, bello l'intervento del portiere del Cingoli. Adesso c'è un cambio, entra Bartolucci, esce Ciattaglia, a te Giacomo. Ecco la Santarelli in possesso palla, Velieri verso sarà Bartolucci, Torelli, ancora per Velieri che tira al palo, la palla rimane su Cristalli che riesce a resistere, a guadagnare un ottimo 9 metri, Mariniello. Ancora per Torelli, Sara Bartolucci, il palleggio, ancora per Torelli, Torelli prova a sfondare, passaggio per Velieri, ancora realizza il più 6 al 15° minuto, 9-3. Torelli dall'altra parte, Velieri, ancora Bertorelli, Sara Bartolucci, Torelli, Velieri, Torelli, ancora possesso palla della squadra di casa, palla per Velieri, fa tutto da sola, sfortunata Roberta Velieri. Dall'altra parte Natale, brava Battenti che dice no, resiste Cingoli a meno 6, Torelli, aspetta la squadra verso Velieri, Torelli, Sara Bartolucci, Torelli, Velieri, ancora per Torelli, Bartolucci, Torelli, vede Velieri, si ritorna da Sara Bartolucci, verso Torelli il tiro, Iacovello c'è. Della squadra ospite, partita molto bene in questa in corner, in angolo, Coppola, Ponce de Leon, Raic, Terenziani,
ancora per Raic, Ponce de Leon, Raic, Terenziani, Raic, sempre questo il Matt Leavitt dell'incontro, Raic per Terenziani, prova verso Ponce de Leon, brava la difesa a resistere e a costringere l'errore Lerice. Lenardon verso Sara Bartolucci, ancora per Lenardon, prova a superare un'avversaria, poi Marinello non riesce ad intervenire ma c'era un fallo. Allora 9 metri in favore della Santarelli quando sono passati 17 minuti 44 secondi dall'inizio del primo tempo. Sara Bartolucci, Lenardon, va da Roberta Velieri, ancora in mezzo per Lenardon, Sara Bartolucci in posizione di terzino, si torna da Velieri, Velieri per Sara Bartolucci che adesso è passata centrale, passaggio per Lenardon murato da Ponce de Leon, laterale per la Santarelli. Cappelli verso Sara Bartolucci, prova a smistare, c'è Marinello che si guadagna un ottimo 7 metri. Sì, ancora un bel passaggio di Lenardon che ha visto Marinello sulla linea dei 6 metri, il pivot del cingoli ha subito un fallo in aria, quindi giusto questo 7 metri e cingoli fa molta difficoltà a portare gli attacchi efficaci per l'ottima difesa dell'Erice che anche a livello fisico è superiore alle ragazze di Niconalla. L'errore bene in casa Terenziani, Raic, Ponce de Leon, Raic, Terenziani, Raic, ancora Ponce de Leon, solito schema da parte della squadra in maglia granata, bene in casa, c'è un fallo e allora può ripartire la Santarelli quando sono passati 19 minuti e 15 secondi. Lenardon verso Velieri, gira ancora per Lenardon, il vice mister Palazzi dà delle indicazioni, Lenardon, Velieri, Lenardon verso Sara Bartolucci, torna da Velieri, Velieri prova a fare tutto da solo e si guadagna un 9 metri, importante, rimane in attacco così la Santarelli. Marinello verso Lenardon, Lenardon si affida a Sara Bartolucci, Velieri ancora per Lenardon, Lenardon viene da Sara Bartolucci che poteva avere una finestra aperta, ci prova di sotto. Della Santarelli, meno 6 e speriamo ci sia una scossa in questi ultimi 10 minuti del primo tempo. Santarelli cingoli 4, Erice 10, per ora c'è stato un dominio a senso unico da parte della squadra siciliana che non sembra accusare la stanchezza nonostante abbia affrontato una sfida l'altro ieri a Padova. Ponce de Leon, gran gol. Ponce de Leon firma il più 7. E allora può ripartire Santarelli con Francesca Cristalli, Velieri, Lenardon, Bartolucci. Lenardon torna da Velieri. Controllo di palla da parte della Santarelli. Marinello, Velieri, ancora per Sara Bartolucci. Velieri, passaggio verso Marinello che viene strattonata e allora c'è il 9 metri, anche se poteva esserci anche il 7 metri perché era proprio sulla linea. Caterina Marinello, Lenardon per Marinello, Marinello subito verso Sara Bartolucci, si ritorna da Velieri, prova il tiro, viene atterrata, un altro 9 metri. 9 metri per la Santarelli. Lenardon lascia Sara Bartolucci, passaggio per Roberta Velieri, fa tutto da sola e si guadagna il 7 metri e i 2 minuti per Seno Raic, per la numero 6. Fermato il gioco al minuto 21 e 55 secondi. 7 metri, questa volta va Cristina Lenardon
contro la portiera argentina Modernel Amodio. Il fisco. Di Cristina Nerdon, gol numero 5 per la Santarelli, che si riporta a meno 6. Terzo gol personale per la numero 7 della Santarelli. Gli altri due segnati da Roberta Velieri. Riparte però Erice, che è sempre pericolosa, con Benincasa, Tenenziani, Benincasa che è passata da ala a centrale. Coppola verso Ponce de Leon, c'è il fallo di Mariniello, 9 metri. Coppola, Benincasa, ancora verso Ponce de Leon, il palleggio, ritorna da Benincasa, che prova a sfondare, ma fa fallo. Allora riparte la Santarelli con Sara Bartolucci. Lenardon in contropiede, prova addirittura il tiro, Iacovello è attenta. E poi Coppola riesce a recuperare la sfera. Proteste dei direttori della squadra, proteste della squadra siciliana, ma ripartono le ospiti con Coppola. Benincasa, Ponce de Leon, Benincasa verso Coppola, ottiene il fallo. Coppola, Benincasa, fallo ancora della Santarelli. Coppola, Benincasa, Ponce de Leon, passaggio verso Coppola, brava la difesa di Cingoli a recuperare la sfera. Poi dall'altra parte c'è Terenziani che in un grande intervento toglie la palla a Cingoli. Ponce de Leon, il passaggio per Terenziani, batte. Grazie. Per Lenardon, Sara Bartolucci, Lenardon, torna da Velieri, Lenardon, palo, peccato, ennesima occasione sprecata da parte della Santarelli che resta a meno 6. Terenziani, rientrata in campo dopo il 2 minuti Raic, altro schema chiamato, c'è un time out la squadra ospite. Mirko continua ad essere la squadra siciliana in controllo della sfida. Eh sì, purtroppo il Cingoli, ripeto, anche fisicamente è molto meno dotata della squadra siciliana, oltre a livello anche tecnico di alcune giocatrici, solo che potrebbe fare di più la squadra locale. Adesso anche il secondo rigore è sbagliato, prima uno dalla Bartolucci, adesso uno dalla Lenardon. Il gap poteva essere inferiore, adesso invece siamo ancora sotto di 6 reti. Comunque vediamo adesso il proseguo dell'incontro. Ultimi 5 minuti di gara quando è il gioco e vedremo come proseguirà quantomeno il primo tempo. Fischiano adesso i direttori. Terenziani, Raic, Ponce de Leon ancora per Raic.
Ponte de Leon, Raic, Terenziani, azione manovrata dell'Erice e Ponce de Leon ha segnato il gol numero 12. Due minuti a Caterina Mariniello. Quindi 5 battaglia. Ma c'è la parata di Iacovello. Riparte subito dall'altra parte Antonella Coppola, che segna il gol numero 13, più 8 adesso Coppola. Gol più 8. E continua la squadra siciliana. Guadagna alla 9 metri Cappelli, Sara Bartolucci lascia Ciattaglia, Ciattaglia a palleggio, deve tornare a Sara Bartolucci che prova il tiro, è smorzato dalla difesa, ancora in contropiede verso Coppola, qui si immola Francesca Cristalli che evita che la palla andasse sulla disponibilità di Coppola concedendo l'angolo. Bene in casa Terenziani, Raic, Ponce de Leon, ancora per Raic, Terenziani, Raic, rientra in campo Mariniello intanto, Terenziani, Raic, ennesimo schema chiamato dalla squadra siciliana, Terenziani, Raic, finta di tiro, torna da Ponce de Leon, poi la palla va per Terenziani che la perde, allora può ripartire la Santarelli con questo contropiede lanciato da Mariniello verso Cristalli, Cristalli però deve aspettare le compagne e bagnarsi il 9 metri. Velieri, Ciattaglia, torna da Velieri, ancora per Ciattaglia, cambio, rientra in campo Cristina Leonardon a posto di Sara Bartolucci. Cappelli, Ciattaglia, Velieri, ancora per Ciattaglia, Velieri, Ciattaglia, lascia Mariniello, Mariniello torna da Leonardon, Leonardon vede ancora Ciattaglia, Ciattaglia prova a coordinarsi, la lascia a Leonardon, c'è il regime di passivo, il passaggio verso Mariniello che cade a terra e si guadagna il 9 metri. Mariniello, Leonardon, Ciattaglia, Leonardon, sfondo e allora può ripartire Erice. Ponce de Leon vede partire la numero 11 Marino, ma la palla finisce fuori e quindi può recuperarla Ilenia Battenti. Ciattaglia, Leonardon, Ciattaglia, Velieri, Ciattaglia, Leonardon, Velieri, ancora per Ciattaglia, Ciattaglia, Velieri, ancora Ciattaglia, manca quasi un minuto alla fine, l'Erice per 13-5, Ciattaglia prova, saggio per Leonardon, il tiro, Iacovello, poi la palla rimane lì, c'è l'invasione di Leonardon. Un minuto adesso, alla fine del primo tempo, sempre Santarelli Cingoli 5, Erice 13, Raic, Terenziani, la finta e il gol numero 14 di Terenziani, più 9 in questo primo tempo. Ciattaglia, Velieri, ancora per Ciattaglia, Leonardon, Ciattaglia, Velieri, Ciattaglia, vede Mariniello, Mariniello per Velieri, Velieri verso Leonardon, il tiro, palo esterno. Niente, nulla di fatto, mancano ormai 10 secondi alla fine della partita. Raic, Marino, il passaggio è sbagliato verso Terenziani, ultimi secondi e finisce adesso il primo tempo. Santarelli Cingoli 5, handball Erice 14, tra una decina di
Tutto pronto per l'inizio di questo secondo tempo della sfida tra Santarelli Cingoli e Erice. Il primo tempo ha visto la squadra siciliana primeggiare per 14 reti a 5. Vediamo ora i secondi 30 minuti di gara cosa ci riserveranno. Comunque la squadra siciliana ha dimostrato di essere con grande merito tra le prime 5 squadre del campionato di Serie A Beretta femminile, mentre troppi errori da parte della Santarelli Cingoli che tuttavia non giocava da oltre un mese, tra quasi un mese, e quindi all'inizio ha faticato non poco, addirittura andando sotto di 6-1. E rinizia adesso il secondo tempo con il primo possesso dell'Erice, che in maglia granata e attaccherà in questo secondo tempo dalla destra verso sinistra, mentre la Santarelli Cingoli in maglia azzurra e pantaloncino nero attaccherà dalla sinistra verso destra. Riparte subito la squadra ospite con Raic, Ponce de Leon, Terenziani ancora per Ponce de Leon che sbaglia, che però Maniniello non è riuscito a sfruttare questo errore perché la Ponce de Leon era proprio avanti a lei. Terenziani, il passaggio verso Coppola, cade a terra, 7 metri e 2 minuti a Lenardon. 7 metri per la Santarelli dopo, per la Erice, scusate, dopo appena 37 secondi di gioco in questo secondo tempo. Andrà a Raic e la Santarelli adesso è in inferiorità numerica. Raic realizza il gol numero 15 più 10 di Erice subito in avvio di secondo tempo. Primo adesso con Ciattaglia, Torelli, Velieri, ancora Bertorelli, Ciattaglia, il palleggio, torna da Torelli, rientrata in campo, Velieri, dopo che nella seconda metà del primo tempo è entrata in campo Cappelli al posto di Torelli. Torelli, Velieri, passaggio ancora per Torelli, guadagna il 9 metri, Mariniello, Torelli ancora verso Ciattaglia, prova a fare tutto da solo Torelli, poi lascia a Velieri, passaggio verso Mariniello, si gira bene ma c'è la parata. Questa volta c'è il 7 metri in favore di Torelli per il fallo su Caterina Mariniello, che ha fatto un ottimo movimento, va a battere il penalty Chiara Ciattaglia ed è il gol numero 6 per la Santarelli, firmato Chiara Ciattaglia. Meno 9, riparte Erice che ricordiamo in America, Ponce de Leon, Raic, Terenziani, Raic, Coppola, torna da Raic, prova a girarsi Coppola, sbaglia ma si guadagna il 9 metri. Raic si coordina, il passaggio per Terenziani, verso Benincasa, rimbalza male la sfera e la palla finisce fuori, possesso della Santarelli con Ciattaglia, Torelli verso Velieri, ancora per Jessica Torelli, Ciattaglia, Torelli, Velieri, Torelli finta il passaggio, torna addirittura da Velieri, Torelli, Ciattaglia prova a incunearsi, poi Torelli, passaggio per Mariniello, la palla rimane lì e poi finisce tra le mani del portiere. Qui brava Cristalli ad anticipare Marino. Riparte ancora la Santarelli che in questo secondo tempo sembra essere entrata più in palla rispetto all'avversario. Lenardon, Ciattaglia, Torelli, Velieri, non perdona ed è 6-16. Raic, ancora lei, secondo gol di fila per la giocatrice croata. Rimane il più 10, Lenardon per Ciattaglia, Ciattaglia finta di passaggio, poi la da Torelli, Velieri, palleggio, torna da Torelli, Torelli per Ciattaglia che prova il tiro murato, riesce poi la numero 24 Iacovello che dà subito il passaggio per Parino dall'altra parte, bravissima Battenti sul suo palo, non si fa sorprendere dal tiro di Marino, ottima la parata di Ilenia Battenti, la portiera del Cingoli, il numero 16,
che in questa partita comunque ha fatto degli ottimi interventi. Torelli, Velieri, Torelli, Lenardon lascia Cappelli, Torelli, Velieri, passaggio per Cappelli, il tiro, il gol della capitano Eva Cappelli, 7-16. Riparte subito Eric, quindi si riparte con il possesso per la squadra di casa. Battenti, Torelli verso Velieri, controlla la sfera ancora Torelli, Lenardon, Torelli, Eva Cappelli che è entrata al posto di Chiara Ciattaglia. Cappelli, Torelli, Torelli lascia Velieri, Velieri il passaggio per Lenardon, telefonato, e allora può ripartire Eric subito in velocità verso Marino. Marino riesce a superare Cristalli e c'è il fallo, 2 minuti a Francesca Cristalli. Ed è 9 metri in favore di Erice. Lo andrà a battere Rajic contro Ilenia Battenti. Ed è il gol del 7-17. Sui 7 metri di Rajic. Ancora inferiorità per la Santarelli. Velieri, Torelli, lascia Lenardon, Lenardon il passaggio verso Mariniello, poi c'è il fallo, tocca di piede Coppola, allora può ripartire la Santarelli con un tiro dai 9 metri. 5 minuti, 40 secondi nel corso del secondo tempo, Santarelli cingoli 7, Erice 17, Lenardon per Torelli, Torelli lascia Velieri, ma c'è il fallo della Santarelli, allora può ripartire la squadra ospite. Rajic, Terenziani ancora per Rajic, superata la metà campo, Rajic prova a fare tutto da solo, poi lascia Terenziani, il passaggio per Beni in casa, dall'altra parte vede Marino, Marino prova ad accertarsi, il passaggio per Coppola, Marino, c'è il 9 metri, resiste qui la difesa cingolana. Coppola, Rajic, Terenziani, Rajic, Ponce de Leon, Rajic, Terenziani ancora per Rajic, 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 Terenziani, il tiro, il gol, la palla è uscita ma è entrata, 18, Erice, 7 Santarelli cingoli, gran gol di Terenziani. Torelli, Lenardon si coordina, passaggio per Torelli che tira ma la palla finisce fuori, riparte subito la squadra ospite, brava qui Eva Cappelli a recuperare il pallone sul rinvio, passaggio per Lenardon, Lenardon resiste a Bizzotto e guadagna il 9 metri. Mariniello, Torelli, Lenardon ancora verso Torelli, Velieri, Torelli chiama lo schema Jessica Torelli, Velieri, Torelli, Mariniello ancora per Velieri, Velieri prova ad avanzare e il tiro finisce fuori, finisce a terra ma non c'è fallo, allora riparte l'Erice, Terenziani verso la numero 15 Bizzotto, bene in casa, stoppa il gioco, torna da Terenziani, Rajic, Ponce de Leon, Rajic, ancora Ponce de Leon, Marino, Ponce de Leon verso Rajic, Terenziani, ancora Rajic, si scambiano velocemente le posizioni, grande parata di Piedi su Ponce de Leon, ancora un grande intervento da parte della sala cinesca del cingoli, poi il tiro di Lenardon deviato e la palla finisce poi fuori perché c'è la deviazione anche della sala cinesca. Vediamo gli arbitri, si consultano, vediamo cosa è successo, probabilmente per il corner. Stanno discutendo se concedere il corner, no. Terenziani, Rajic,
Ponce de Leon. Schema chiamato dalla numero 6 Raic, che riceve palla ora. Terenziani ancora per Raic. Ponce de Leon. Raic. Ponce de Leon. Terenziani, Coppola, il gol. 7-19. Segna anche Coppola in questo secondo tempo. Sbaglia qui Torelli, recupera Marignello. Passaggio per Torelli. Terenziani commette fallo per impedire che la Santarelli possa concludere a rete. Marignello, Velieri, Lenardon, il tiro, il gol di Marignello, gol del 8-19 e due minuti alla numero 11 Marino. Numero 20 al decimo della ripresa, Ponce de Leon realizza il più 12 per la squadra ospite. Santarelli ora deve ricostruire. Torelli verso Velieri, che guadagna il 7 metri, bravissimo qui a crederci ad entrare verso l'area di rigore. E quindi 7 metri per la Santarelli. Cristina Lenardon. Stoppato il tempo a 10 minuti e 40 per l'ingresso del secondo portiere Martinez Moroder Nellamodio. Va Lenardon e segna il gol numero 9 per la squadra di casa. Santarelli Cingoli 9, Erice 20. Ancora Cristina Lenardon. Ponce Leon. Palla finisce fuori con l'illusione della rete. Allora riparte la Santarelli combattenti. Lenardon. Lenardon verso Torelli, ancora per Lenardon. Palleggio, passaggio verso Marignello che viene atterrata. Ennesima bella azione da parte della classe 2004 proveniente dal Chiaravalle, che si libera bene in aria e riesce così a conquistare il 7 metri che andrà a tirare Cristina Lenardon. Pallonetto parato da Iacovello, peccato. E quindi si rimane sul 9-20. È un Erice che sta dominando la sfida. Gol per stavolta di Coppola. Più 12. Velieri. Torelli. Lenardon. Torelli. Cristalli. Torelli. Lascia a Lenardon. Si coordina e tira fuori. Nulla di fatto. E allora può ripartire Iacovello subito verso Coppola. Gran palla, ma controllata male, allora la Santarelli può recuperare. Velieri, Lenardon, Velieri, Torelli, Lenardon, Cappelli, Lenardon,
Torelli. Ancora Torelli verso Lenardon. Torelli. Elieri. Ancora verso Torelli. Faris, entrata a posto di Mariniello. Lenardon. Sbaglia il passaggio, allora può riprovare Erice con Iacovello. Verso Bizzotto. Bizzotto subito per Reich. Brava Cristalli che intuisce tutto. Passaggio verso Lenardon, uno contro uno. E questa volta Lenardon sbaglia anche questa volta. Errore clamoroso. E probabilmente adesso la Santarelli sta accusando un po' il colpo. Reich. Ponce de Leon. Ancora per Reich. Peccato perché era stato un bel recupero da parte di Francesca Cristalli. Natale. Si coordina il passaggio per Ponce de Leon. Poi ci prova Coppola, si guadagna il 7 metri. 2 minuti a Cristina Lenardon. E quindi tiro dai 7 metri per la squadra ospite. Reich contro Battenti. Gol di Reich, 9-22. Velieri, Torelli, prova Ciattaglia a superare il muro, non ci riesce, allora 9 metri per la Santarelli. Ciattaglia recupera, ma c'è un altro fallo da parte dell'Erice. Ciattaglia prova a fare tutto da sola, si guadagna un altro 9 metri. Velieri, finta, passaggio verso Torelli che però finisce fuori, recupera Ciattaglia, Torelli, Velieri, palleggio, prova il tiro, finisce a terra ma non c'è infrazione secondo il direttore di gara. Grande lancio lungo di Iacovello verso la numero 33 Priolo. Palla che finisce sul fondo. Velieri, Torelli, Ciattaglia, Torelli, Ciattaglia ancora per Torelli. Velieri, passaggio verso Ciattaglia e la parata ancora di Iacovello. Nulla di fatto. Dall'altra parte Erice con Bizzotto, prova a superare la difesa, un'altra grande parata di Battenti ma c'è il fallo e sarà 7 metri in favore dell'Erice. Coppola contro Battenti. Adesso viene chiamato l'intervento per pulire il campo. E poi si procederà alla battuta del 7 metri, una partita ormai indirizzata verso le siciliane che conducono per 22 reti a 9. Comunque è un atteggiamento più propositivo da parte della Santarelli rispetto al primo tempo, rispondendo comunque quasi punto a punto. Qui Battenti riesce a intuire il 7 metri su Coppola e si rimane quindi sul più 13 per l'Erice. Fallo di sfondo per Ciattaglia, allora può ripartire subito Erice. Time out chiamato da Erice. Ma vedo che il Cingoli purtroppo non è riuscita a giocare la palla a mano che di solito gioca, anche per l'ottima difesa e la strapotenza fisica delle siciliane.
Si poteva, chiaramente non era questa la partita in cui le ragazze devono far punti per la salvezza, ma si poteva fare sicuramente meglio e di più, anche perché abbiamo commesso fino a questo momento troppi errori che condannano la Santarelli a un meno 13 impietoso a metà del secondo tempo. Adesso vedremo questa seconda parte della ripresa se riusciranno un pochettino a riorganizzare le idee. Ponce de Leon. Natale ancora per Ponce de Leon. Si torna da Raic. Terenziani. Raic. Ponce de Leon. Finta di passaggio, poi l'appoggio per Natale che sbaglia il passaggio, ma c'è il fallo di Cristalli, a nostro avviso un po' generoso questa volta, e 7 metri in favore di Eva. Questa volta abbiamo molti dubbi su 7 metri. C'era parso più un errore di Natale, invece i direttori di gara hanno giudicato il fallo di Francesca Cristalli. Va proprio Natale ed è il gol del 23-9. Natale più 14 Erice. 5 in inferiorità numerica. Velieri, il palleggio verso Ciattaia, Ciattaia per Bartolucci, Ciattaia verso Velieri, ancora verso Ciattaia, Ciattaia torna alla sala Bartolucci. Si riparte da Roberta Velieri. Sarà Bartolucci il tiro fuori. Nulla di fatto, allora riparte Erice. Raic non riesce a raccogliere il passaggio di Terenziani e allora si riparte con la rimessa laterale da parte di Roberta Velieri. Ciattaglia. Fuori, attenzione, viene fermato a una spalla probabilmente al naso, però si riparte subito, torna in piedi la giocatrice numero 7 dell'Erice. Cappelli, Velieri, Ciattaia, Sara Bartolucci, Velieri, Ciattaia, palleggio, passaggio verso Velieri, prova il tiro, la palla è murata dalla difesa e allora riparte subito Erice con Terenziani. Ponce de Leon, grande velocità, passaggio per Priolo, gol del 24-9, più 15 Erice, il gol di Chiara Priolo, 5 non segna da 5 reti. Sara Bartolucci, ancora Lenardon, Velieri, Lenardon, Sara Bartolucci. Ora è in posizione di centrale Cristina Lenardon a coordinare le operazioni, passivo per la Santarelli. Velieri prova a fare tutto da sola e fallo di sfondo da parte della squadra cingolana. Riparte Erice quando stiamo entrando nel 20° minuto. Raic,
Margherita davanti su Ponce de Leon, entrata da qualche istante a posto di Battenti, la numero 1 della Santarelli. Allora riparte subito la Santarelli. Lenardon, Velieri, ancora per Lenardon. Lenardon sbaglia il passaggio ma riesce a tenere palla. Velieri, sarà Bartolucci per Cristina Lenardon, si coordina, passaggio verso Berta Velieri, lascia per Chiara Bartolucci, palla che finisce fuori. Palla profonda per Coppola, ma Danti fa una grandissima parata, seconda parata consecutiva della Santarelli ad opera di Margherita Danti, che dimostra così tutto il suo talento. La figlia d'arte, in quanto suo padre Giuliano ha giocato a palla a mano vincendo anche diversi scudetti in giro per volta. Erice riesce a mettere a segno il nol numero 25 ad opera di Ponce de Leon. Riparte la Santarelli con ormai le ultime energie residui. Lenardon, Velieri, ancora per Lenardon, Bartolucci, Cappelli, Lenardon, sbaglia il passaggio, allora per ripartire Raic, uno contro uno, prova Sara Bartolucci a riprenderla, ma è il gol numero 26, ormai sta dilagando la squadra siciliana. Cingoli non riesce a segnare e chiama adesso Nico Nalla il time out. Quando sono passati 22 minuti e 18 secondi, il risultato vede la Santarelli perdere nettamente per 9-26, forse uno dei peggiori parziali di questa stagione. Una partita che è già iniziata in salita e sta terminando molto male per le ragazze di casa, che non segnano da sei rete consecutive. Da parte dell'Erice, vediamo adesso se questi ultimi 7 minuti e 42 secondi, se la Santarelli riuscirà a ricucire quantomeno un po' il parziale, che è già pesante in questo modo. Riprende palla la Santarelli. Ieri. Ancora Sara Bartolucci che prova il tiro, la parata da parte della numero 16 Nangano. Allora riparte Erice, Fisato, Ponce de Leon, Raic, Ponce de Leon, Tisato. Tisato vede Ponce de Leon, Raic, Tisato, Tisato torna da Raic, ancora Tisato, il tiro, 9-27. Tisato, Lenardon, Velieri, Santarelli che adesso sta subendo un break di 0-7. Velieri prova a fare tutto da sola, perde palla e allora riparte Erice. Coppola, Natale in pronto piede, sbaglia il passaggio e la palla viene recuperata da Margherita Dani. Con el
9:27 il parziale, quanto mancano poco più di 5 minuti alla fine del secondo tempo. Sbaglia però la Santarelli e allora può ripartire Coppola tutta sola. Gol 28-9. E adesso il parziale è di 0-8. Sartorucci, Cappelli, Torelli, passaggio verso Mariniello che sblocca la situazione. 10-28, doppia cifra per la Santarelli. Che si sblocca così da un break di 8-0 da parte delle ospite, che di fatto ha tramortito la sfida che già era ampiamente chiusa. Natale, Coppola, Ponce de Leon, torna da Coppola, saggio per Natale, Ponce de Leon controlla male, la palla finisce da Danti. Torelli, Velieri, Torelli, Sara Bartolucci, mister Dell'Erici che adesso fa entrare le giovanissime, parata su Cappelli, possesso Dell'Erici che è una squadra attrezzatissima e può dire la sua anche in ottica scudetto se continuerà a dimostrare questo bel gioco con individualità di altissimo valore. Ponce de Leon, saggio verso Tisato, Tisato per Ponce de Leon, Coppola, Ponce de Leon prova a fare tutto da sola, c'è il fallo. Adesso per Sara Bartolucci. Cartellino blu, quindi cartellino blu e cartellino rosso. Ma come fai, oh? Ma come fai? Che con la numero 3 del Cingoli che abbandona il campo e la numero 30 Podario segna il gol numero 29 e ci avviamo verso la conclusione. Inferiorità numerica per la Santarelli. Torelli sbaglia e adesso c'è tanta stanchezza. Taglia recupera Venieri, Chiara Bartolucci, Venieri supera la metà campo, il passaggio per Ciattaglia, Torelli, ancora Ciattaglia verso Torelli, Velieri, Torelli, Ciattaglia ancora per Torelli, Torelli, finta il passaggio, torna da Velieri, il tiro parato, palla rimane lì, c'è il fallo sulla numero 30 Podario e allora può ripartire subito Erice quando mancano 2 minuti e 10 secondi al termine. Tisato, Raic, Ponce de Leon, Raic, Tisato, ancora Raic, Ponce de Leon, Raic, per Tisato, Danti, fa buona guardia, riparte la Santarelli che sbaglia con Torelli, Tisato che fa tutto da sola e poi perde il pallone. Torelli, vedi, ancora per Torelli, torna in, tra poco tornerà la Santarelli in parità numerica, già pronta a entrare Eva Cappelli, vedi, ci taglia il passaggio verso Chiara Bartolucci che realizza il gol numero 11 della partita della Santarelli. Fallo qui di Podario, allora può ripartire la Santarelli.
Ciattaia, Torelli verso Velieri, il palleggio torna da Torelli, Torelli subito in velocità verso Ciattaia, prova il tiro e si guadagna al 7 metri. Quando siamo entrati proprio adesso nell'ultimo minuto di gioco, va a batterlo Jessica Torelli quando ormai mancano 30 secondi alla fine. La parata sul 7 metri di Torelli, c'è arrivata la numero 16 Nangano, ultima azione probabilmente della partita, in mano ad Erice Ponce de Leon. Natale, Tisato, lascia Priolo, Raic per Ponce de Leon, rimane lì, resiste Mariniello, passaggio subito per Raic, Danti dice no al gol numero 30, finisce così 11-29 la sfida del Pala Quaresima. Erici che così vince ancora e va a quota 14 punti in classifica per la Santarelli. E Mirko Mazzieri.